La diocesi di Avezzano saluta il suo amministratore apostolico, Monsignor Pietro Santoro, ed è pronta ad accogliere il nuovo vescovo nominato da Papa Francesco, l'andriese Don Gianni Massaro, proveniente dalla diocesi di Andria. Sentiamo. L'amministratore apostolico della diocesi dei Marsi, il vescovo Monsignor Pietro Santoro, si appresta al saluto ufficiale. Il prossimo 17 settembre, nella chiesa cattedrale, Monsignor Santoro si congederà dalla diocesi di Avezzano per lasciare spazio al nuovo vescovo nominato da Papa Francesco, Don Gianni Massaro, proveniente dalla diocesi di Andria, che sarà ordinato presule il prossimo 21 settembre nella cattedrale di Andria dal vescovo Monsignor Luigi Manzi. Dopo aver a lungo riflettuto e accantonato altre possibilità, ho deciso, dopo l'ingresso del nuovo pastore, di ritirarmi, nel senso più etimologico e spirituale del termine, nella comunità di Rovere Ovindoli, fa sapere Monsignor Santoro in una lettera indirizzata a tutta la comunità. Per i giorni che il Signore vorrà ancora concedermi, scrive ancora, marsicano nel cuore intendo respirare con la bellezza delle nostre montagne. Continuerò a svolgere il mio servizio di vescovo assistente generale in Italia e Ruanda dell'Istituto Secolare di Diritto Pontificio Oblate di Cristo Re, opera Madonnina del Grappa, famiglia spirituale di padre Enrico Mauri. Con il mio successore, sottolinea Monsignor Santoro, sarò in profonda comunione e relazione fraterna. Avrò cura di non interferire in nulla, né direttamente né indirettamente nella guida della diocesi. L'amministratore apostolico fa sapere anche che sarà co-consacrante nella ordinazione episcopale del vescovo Massaro. A lui consegnerà il pastorale nella celebrazione successiva d'ingresso nella diocesi di Avezzano del 3 ottobre.